Ivan, portalo via, se no in mezzo ti manco in due. Lato! Dai, raga, dai! No! Via avanti, va!
Vai, ferro. Fallo, fallo, giusto. Parti culo, Tony, alza! Chi c'è per loro, per me? Spalle!
collo! Oh!
Okay. Prima arbitro! No, hai sbagliato io ad indicare, ragazzi! Ho sbagliato ad indicare! Arbitro, me l'hai mangiato! Sulla mano, ho sbagliato ad indicare! Ehi, portiere! Pensa a parare, pensa a parare! Portiere, pensa a parare, non ti voglio sentire, grazie! Vai, che fa? Ancora. Non far prendere dalla fretta, ci servi davanti. Vieni, Tony!
qua. Prova. Tra l'altro per vedere quanto dura. Thank you.
Guido, Guido!
Offri in mezzo. Fallo. Taglio di là. Yeah.
dai. Quindicesima giornata della Serie B, vedeva Cepicchia contro Somari, uno scontro al vertice che doveva servire per la qualificazione. Finisce 3-1 per Cepicchia, partita molto tosta e difficile, più che altro la pioggia non ha sicuramente aiutato le vostre qualità. È mancato qualcosa stasera? Allora, giocavamo contro una squadra, la nostra bestia nera. Gli ultimi 4 anni abbiamo sempre perso, tranne che l'andata. Oggi sapevamo che era fondamentale. Siamo entrati in campo molli, svogliati. Loro hanno messo subito la partita sul 3-1. Il secondo tempo, giustamente, l'ha messa sulla fisicità. Abbiamo sofferto, non abbiamo neanche praticamente tirato 2 volte in porta. Quindi c'è poco da dire, nel senso. Giusto così e basta. Dobbiamo rimboccarci le maniche perché adesso ne abbiamo 3. E sperando di riuscire a passare in extremis, però è dura. Siete, rimanete a 26 punti, è una lotta oramai a 4 per un ultimo posto nella qualificazione, quindi nelle ultime partite sarà una battaglia. Certo, le ultime 3 teoricamente dovrebbero essere abbordabili, però chiaramente qua non si sa mai, anche all'andata dicevamo così, una di 3 ne abbiamo perse. Dovevamo vincere oggi, era fondamentale e abbiamo fallito. C'è poco da aggiungere. Bisognerà darsi da fare. Certo. ACP che invece grande vittoria, perché stasera era veramente difficile nonostante la squadra, che sappiamo le loro qualità, ma anche il campo, come dicevo prima, poteva influire sulla vostra qualità. Invece non è stato così. Primo tempo avete subito chiuso sul 3-1, poi nel secondo avete amministrato. Sì, partita molto fisica rispetto alle solite qua al Galasport. Bella partita, intensa, poche occasioni. Era una vittoria determinante, siamo riusciti a strapparla con le unghie, che nel secondo tempo hanno tirato poco, ma perché ci siamo aggrappati a tutto quello a cui ci potevamo aggrappare. Adesso ci sono 3 partite per noi decisive, perché incontriamo Cusano e Jäger, FC Jäger, che sono lì a ridosso a giocare con voi e con noi le posizioni per i playoff. Vediamo, 2 su 3 sono scontri diretti, l'altra con Legalize non bisogna prenderla sotto gamba, perché bisogna sempre vincerla, sono tosti, è chiaro, bisogna giocarla, quindi finché non si gioca. Parlando di stasera, il tuo gol, ce lo racconti un po', da quant'è che non segnava un difensore degli Acipicchia? No, beh, c'è il Chiappa non è andato a parte lui, ovviamente, ma lui classe immensa. Io credo che non segnavo dall'84, sono andato nell'87, quindi facendo un... no, era un po' che non segnavo, il gol è venuto a Caterpillar, cioè io ho buttato culo, spalle, tutta all'indietro, per fortuna
la palla è entrata, non mi è entrato niente a me, quindi... Però anche la fase difensiva l'hai fatta bene, dai, stasera è andata... Stasera è andata bene, è un periodo di discreta forma, diciamo. Poi a me la pioggia piace in realtà. Abbiamo visto. Perché mi permette... di sopperire alle qualità tecniche. Esattamente, certo, un po' di grinta, un po' faccio cacciara e poi come va. Bene, complimenti a CP, che in bocca al lupo. Ciao. Grazie, ragazzi. Ciao.